Che cos'è cultura dal punto di vista dell'amministratore pubblico? Quali sono le caratteristiche di questa espressione e quali le forme che assume? La cultura per l'amministratore pubblico è sicuramente uno strumento di coesione. Di coesione della cittadinanza e è uno strumento di condivisione. Condivisione di una serie di risorse e di proposte che il territorio dà e che in particolar modo nel nostro ha una rilevanza importante. Abbiamo dato grande importanza alla cultura e la dimostrazione ne sono i vari siti che stiamo tentando di mettere in rete e che tendenzialmente mettiamo a disposizione di tutti i cittadini. Che cos'è la libertà di espressione? La libertà di espressione è quella di è la possibilità di portare pubblicamente, attraverso gli strumenti messi a disposizione dal pubblico, qualsiasi tipo di iniziativa legata a qualsiasi tipo di obiettivo, chiaramente precondiviso, nel senso che noi tendenzialmente mettiamo a disposizione tutte le nostre strutture a tutti affinché si possano dare dei messaggi culturali che siano costruttivi e che siano di proiezione per il territorio. Qual è il ruolo dell'amministratore pubblico della cultura? Promotore di idee, dispensatore di servizi oppure pubblicitario con quale veicolo di risonanza e copertura istituzionale? Ma io credo che sia un po' tutto, nel senso che la cultura è una, come dire, è soggettiva. Noi siamo a disposizione di tutti i cittadini e quindi chi vuole intraprendere il percorso o lo strumento cultura per portare un valore aggiunto, in questo caso al nostro comune, ha tutte le possibilità di farlo e noi abbiamo il dovere di mettergli a disposizione tutti quelli che sono i nostri strumenti. Noi, fra l'altro, abbiamo un progetto che si sta concretizzando, che è quello dell'Unione dei Comuni, e uno degli obiettivi che ci siamo posti è quello di mettere in rete nel nostro territorio tutti i siti culturali che sono presenti nel comune. Bella iniziativa. Sì, infatti. Anche perché ovviamente in un'economia di scala, insomma, potremmo anche riuscire a ottimizzare quelli che sono i costi di strutture che di fatto sono importanti.